Pino ha controllato l'acqua con cui Eleonora ha cucinato, dopo aver differenziato l'organico con cui Silvia produce il biometano che fa muovere l'autobus su cui sale Lorenzo, dopo che Sara l'ha accompagnato alla fermata con l'auto elettrica che ha ricaricato Beppe grazie al fotovoltaico che hanno installato Paolo e Luigi. Il bello della transizione ecologica è viverla. Con le tue scelte e le nostre soluzioni è incredibile quello che possiamo fare insieme.